Intanto ci vuole massimo rispetto per i tifosi e quindi la mia analisi però è tecnica. L'essenza del calcio sono i presidenti, i tifosi e i calciatori, quindi massimo rispetto per queste figure, però io credo che noi abbiamo fatto non una gara così brutta e dobbiamo riflettere perché facciamo gare anche buone e non viene il risultato che poi è quello che conta nel mondo del calcio. Quindi i dati di fatto dicono che abbiamo perso una partita su un calcio d'angolo quando magari avevamo il pallino del gioco in mano e sembrava che si eravamo un po' allungati. Le squadre sono state molto corte il primo tempo e si è giocato poco perché comunque anche per bravura di tutte e due le squadre a togliere le fonti del gioco agli avversari. E questa è un'analisi tecnica, poi i risultati dicono un'altra cosa. Sì, ci serve fisicità, ma è talmente chiaro che non credo di essere così fuori da quello che è la logica e dove ci serve fisicità e quindi di conseguenza le scelte iniziali sono state fatte per la fisicità e come avete visto gli avversari non ci hanno permesso di giocare perché comunque poi in questa categoria, ma non solo in questo girone, in tutta la categoria serve fisicità. E serve vincere le seconde palle, serve vincere i duelli individuali, serve questo. E noi stiamo lavorando molto bene per cercare di arrivare a questo. E oggi credo che questo sia stato l'aspetto più importante. Poi per quanto riguarda le scelte tecniche è facile dire questo o quell'altro, ma poi è più difficile vedere quello che è il campo. E io credo che Persia sia stato uno dei migliori in campo. E quindi già questo. Sono d'accordo con lei. Già questo dice comunque che caratteristiche, è una caratteristica importante perché Persia ha fisicità, ha dinamismo, ha fisicità e quindi noi non ci possiamo permettere di giocare con dei giocatori poco fisici. Ma È perché è uscito poi? uscito perché aveva speso tanto. Chi è fisico, poi ci sono usciti anche i giocatori dall'altra parte. È uscito un quarto d'ora perché comunque magari in quel momento loro erano più stanchi e Puntare solo con si poteva puntare più sul palleggio e sulla qualità di giocatori importanti. Infatti Proietti ha dato una palla gol come è stata data comunque da la Persia, due o tre palle gol non sfruttate però sono state date. Quindi voglio dire, poi si viene, è normale trovare delle cose, quando si perde fa male a tutti e trovare degli spunti, però è proprio in questi degli spunti è più facile perché ci mancherebbe altro. Io non dico che quello che stiamo facendo, che stiamo cercando di proporre in maniera molto professionale sia la strada giusta o la verità, ma credo che sia per questa squadra e per questa società sia importante essere strutturati così. Sono molto fiducioso, nonostante oggi possano sembrare parole fuori luogo, magari, non so, però io sono abbastanza fiducioso e credo che la compattezza di tutti ci possa far raggiungere un traguardo importante. Ma questo purtroppo è solo una mia opinione, non è un dato di fatto, bisogna raggiungerlo per essere un dato di fatto. Io credo che abbiamo ottimi giocatori, ma nel calcio ci vuole più fisicità.